Young Metro, I don't trust you. I'm gonna. Bella a tutti ragazzi, qui è Prisma e scusate per l'assenza, ma stavo lavorando alla guida dell'easter egg e finalmente eccola qua. Oggi vedremo solamente la prima parte e poi in un video a parte vedremo il gioco di Memory e la successiva boss fight. Secondo me non è un easter egg difficile, la cosa difficile è il boss, le sue tre vite e la sua stronzaggine pura. Niente, non perdiamo altro tempo e cominciamo subito. La prima cosa da fare è la costruzione del Seticom. Per prima cosa vi farò vedere ogni possibile spawn di ogni pezzo del Seticom. Per prima cosa, appena spawniamo, andiamo nel ponte di sotto e possiamo trovare la Mega Radio in questo punto, dietro al carretto. Poi, andando avanti, possiamo trovare la calcolatrice sopra questa panchina e andando ancora avanti verso la testa del robot, di fianco agli scivoli sulla panchina, ci si potrebbe trovare l'ombrello. Poi se andiamo a Kepler System, prendiamo le scale per attivare la corrente, vedremo che sul bancone ci può essere la Mega Radio, come in questo caso. Poi andiamo avanti e nei tavoli di fronte alla trappola, sulla panchina esattamente in questo angolino, ci potrebbe essere la calcolatrice. Se non è qua non preoccupatevi, ci sono altri spawn. Poi andiamo in Journey to System per attivare la corrente del portale vicino al razzo. E fate attenzione qua, mi raccomando, che ci passate sempre ma non vi capiterà mai di controllarci veramente. E qua troveremo l'ombrello. Sempre in Journey to Space, andando verso la sala giochi, troveremo l'ultima spawn per la calcolatrice, esattamente qua, sopra il bidone della spazzatura, al piano di sopra. Poi, se ci dirigiamo a Polar Peak, troveremo invece l'ultimo ombrello, che si trova sul bancone, qua, di fronte al portale. E se infine non avete ancora trovato la radio, vi basterà aprire verso i sotterranei, andare verso il perk della stamina e appena entrate nella porta controllate alla vostra destra, ci dovrebbe essere la radio. Ok, dopo aver preso tutti i nostri tre pezzi dovremo attivare la corrente, se non sapete come fare vi lascio il classico link in descrizione. E poi dopo aver attivato la corrente entriamo dentro il portale e liberiamo l'UFO. Per liberare gli UFO vi basterà andare sul tavolo alla sinistra, premere quadrato e vedrete che questi voleranno in giro. Ok, dopo andate a cercare il DJ. Ci parlate per dargli pezzi e dovrete semplicemente aspettare un round. Capirete che la radio è pronta perché a inizio round ci saranno dei suoni inconfondibili con anche il successivo tremore dello schermo. Ottimo, ora possiamo andare dal DJ e riprendere la nostra radio. Basterà che vi avvicinate e premete quadrato. Il prossimo passaggio è il caricamento del Seticom. In poche parole, ogni round voi avrete la possibilità di piazzare per terra il Seticom in un posto prefissato che lo capirete perché avvicinandoci vi dirà premi il quadrato per posizionare il pezzo e poi la schermata vi ballerà tutta, quindi sarà impossibile non capirlo. Voi lo posizionate, però prima vi consiglio di farvi almeno qualche trappola e comunque organizzarvi con le posizioni e tutto. Come armi vi consiglio soprattutto la pistola iniziata potenziata e il perk contro le esplosioni, perché sennò penso che non ci sia possibilità di farcela. Noi l'abbiamo sempre fatto così, ci siamo sempre trovati bene. In totale le radio sono 3 e ognuna avrà un tempo maggiore di caricamento. La prima mi sembra che sono 65 secondi, il secondo sono sugli 80-70 e l'ultimo sono 115. E attenzione all'ultimo perché può essere davvero difficile e pericoloso per le morti. Dopo lo scadere del tempo ci sarà la nuke che spazzerebbe tutti gli zombie, riprendete il pezzo e vi compariranno anche delle munizioni. Dovrete fare questo procedimento per altre 2 volte, per un totale di 3. Ah, una cosa, nel caso in cui non riuscite a proteggere la radio nel tempo limite, ci sarà sempre una nuke, però questa volta spawnerà, diciamo, come penitenza un Brutus che voi dovrete uccidere e purtroppo non vi darà nessun potenziamento, nessun perk. Una volta fatto, andate, parlate col DJ fin quando la sua serranda non si chiude, di solito dovete aspettare un round. Poi fate ancora a sua volta passare il round,
Riandate e vi dovrebbe dare questi specie di autoparlanti, li capirete perché vi compariranno in basso a sinistra nello schermo. E niente ragazzi, questa parte della guida è finita. Il prossimo step, come avete visto, è il gioco di memoria e la successiva boss fight. Quindi preparatevi per il prossimo video, spolliciate per farvi vedere il supporto, iscrivetevi per rimanere aggiornati e se avete problemi, consigli o anche qualunque altra cosa, non esitate a scriverlo nei commenti. Buona visione e bella a tutti!